speciale. Perché è speciale? Perché oggi parleremo solo e esclusivamente di un argomento. Quindi è di per sé straordinaria questa puntata e soprattutto è pensata anche per chi è la prima volta che visita questo canale. Bene, quindi essendo per appunto una puntata pensata anche per chi non è un abitué del canale del cui presento un mandano, ovviamente mi presento, il nome d'arte, un mandano ovviamente è d'arte, voglio dire, non è molto da ridere pensando che sia un nome d'arte. Me che sono Luca Pietrini, ho un mandare un po', diciamo, alle volte anche un po' un personaggio, ecco, non è esattamente un mandare, forse proprio anche proprio un personaggio, un po' come forse qualcuno di voi lo conoscerà come Labbro Benedetto, che in realtà non è il suo vero nome, nemmeno tanto, è proprio un personaggio quasi a sé stante, alle volte coincide però anche con me stesso, insomma, questo è un mandare. Tolto insomma la presentazione, e altra cosa è oggi parliamo della connessione internet mobile tramite una SIM di broker per la telefonia. Premetto questo video non è stato sponsorizzato da broker per la telefonia. Non so se c'è qualcosa, ma boh, diciamo non è pensato per questo, non è pensato per questo fine. Era un video che mi ero promesso, anzi, ai miei followers, a chi mi segue sul canale, per l'appunto, già gli avevo detto che prima o poi avrei comunque fatto, arrivato a un mese, avrei fatto una puntata proprio per dire come mi sono trovato in questo mese con questa SIM. Ebbene, siamo arrivati al mese. Però prima di andare a vedere come effettivamente come sta andando, allo scadere il mese, mancano poco, e poi vi faccio vedere insomma che sto parlando, nel senso che non sto staccando, non ho fatto aggiunte, insomma, no, come vedete poi mi sto parlando a braccio, per cui sicuramente mi bloccherò, non si sa quello che dico, come al solito, infatti guardo in basso perché sotto c'è una sorta di pulsante per cambiare le scene di OBS, ma non ho niente di scritto. Bene, prima di tutto vi spiego qual è la mia situazione di internet a casa. Ovviamente questo è pensato proprio per chi non mi segue, perché chi mi segue ovviamente lo sa ormai, sa perfettamente la storia, per cui cerco di riassumerlo velocemente. Praticamente questo dove vivo io, che è comparso diciamo in basso a sinistra, è un paese, diciamo, paese, è una cittadina alle porte di Venezia, che ovviamente conta, se non vado errato, sui 30-40 mila persone, per cui insomma non è che sono esattamente quattro case perse nel nulla, è una bella città, insomma. Ha però questo piccolo grosso problema, cioè la fibra ottica non arriva nelle case, insomma, ecco, non c'è, ormai c'è l'eberma FTTH, quella che viene sponsorizzata in televisione ogni dove. Bene, siccome purtroppo l'unica connessione un po' più performante è la FTTC, ovvero un fibro che arriva alla cabinetta sarebbe termine tecnico, e poi l'ultimo miglio, diciamo l'ultimo pezzo, se lo fa sui doppini in rame, quelli lì, diciamo
cioè la rete telefonica, proprio diciamo già prima del lockdown, non è che andasse in granché. Con il lockdown è proprio peggiorata la grande, tanto che più le volte che telefonavo, anche abbastanza nervosito, a chi mi forniva internet in quella modalità, che le volte che ero connesso ad internet, alla fine questa compagnia mi ha detto: ma perché non stacchi tutto quanto? Mi è costato un occhio della testa, passiamo invece all'iPhone 1, cioè tu non saresti servito, però in qualche modo troviamo un modo e ti facciamo avere l'iPhone 1. Va bene, fantastico. Provato lì per lì, tutto bello, tutto meraviglioso. L'unico grosso problema è che l'iPhone 1 Fixed Wireless Access dovrebbe stare, significa, insomma, praticamente è connessione di internet tramite la rete 4G, insomma la rete cellulare. Bene, che succede? Che praticamente ha un limite, cioè non è una connessione illimitata come quella appunto era FTTC e come sicuramente è la FTTH, ovvero la fibra pura. Ma ovviamente ha un limite, come ho già detto, quindi purtroppo il limite è di, nel caso insomma, di questa azienda, non farò il nome, cercherò di non farli, anche se purtroppo se lo dicevo anche davanti agli occhi qualche cosa un po' mi toccherà farlo, e qualche nome ovviamente che è successo? Che questa FWA al limite, ecco come è un attimo incartato, di 500 giga, che per tanti può essere tantissimo, cioè nel senso un limite che non raggiungono, ovviamente 500 giga al mese. Per me, che appunto poi vedremo, posso anche superare ampiamente il tera di traffico, per me è veramente poco. Quindi che è successo? Che dopo aver montato questo ho cercato di trovare il modo di avere sì una connessione che non sia fisica, visto che il massimo che posso avere è questa FTTC, che però va da schifo, ma tramite reti cellulari. Ho provato con un'altra azienda, quindi sempre mantenendo comunque la FWA, ho provato ad aggiungere un'altra rete di backup, una volta ovviamente pensando, dico subito 500 giga, rimango senza internet, no, mi aggiungo questa connessione e la uso come un backup. E purtroppo però sì, ok, bellissimo, fantastico, il mio problema è che purtroppo non arriva più di 30 mega, che per carità è sempre meglio di niente, ma non è più eccezionale. Alla fine insomma ho provato un'altra sim, ma ahimè anche lì ho scoperto che invece lì c'è un limite subdolo, cioè nel senso non c'è scritto da nessuna parte, ma purtroppo alla fine si è bloccata, appunto è che non è stato bloccato, cappato diciamo in termini più o meno tecnici, a un mega, cioè praticamente era come navigare. Quindi alla fine mi sono convinto, era già da un po' che stavo vedendo questa soluzione, a provare una simile di Broker per la telefonia. Broker per la telefonia, che è un'azienda insomma abbastanza nota per chi guarda la televisione, quindi non come il sottoscritto, però insomma su internet si trova, avevo trovato comunque in giro varie persone che lo sponsorizzavano, che mi dicevano guarda che questo veramente l'internet è limitato, eccetera eccetera. Delle soluzioni, ovviamente fanno il blocco, quindi
insomma, devono fare offerte, fanno insomma un lavoro in burocrati, ve lo devo stare a spiegare io, che insomma come economista e so assolutamente quasi nulla, e praticamente danno come soluzione questa mia possibilità, diciamo. In realtà ci sono anche altre possibilità, c'è anche Vodafone, ma quello comunque comporta comunque un limite, mentre invece veramente una SIM con SIM ovviamente telefonica, cioè SIM quella che viene infilata con il telefono, e viene dato come possibilità quella lì di utilizzare una SIM TIM illimitato, una SIM WIND. Ora, io non ho una grandissima copertura TIM, cioè ma insomma potrebbe andare molto meglio. Ho scoperto che invece con Wind qua navigo alla grande, quindi nel frattempo l'ho fatto, ho provato anche una virtuale di Wind, sotto rete Wind, ho provato insomma questa qui per un po', ho visto insomma avevo dei valori in download e in upload che insomma con FTTC me lo sognavo, e mi risognavo, sono valori, e quindi allora ho detto vabbè, non sai che ti dico, poi li provo, mi contatto e vediamo come si muove. Purtroppo per varie vicissitudini ahimè in questo momento non è disponibile la SIM-WIND, invece devo dire la responsabile di queste SIM mi ha contattato veramente, quindi non mi ha contattato il solito call center da chissà dove, dall'Albania, da Londra, da chissà dove, ma mi ha contattato proprio la responsabile di persona, e ho fatto una domanda veramente secondo come fa? Insomma, cioè, io faccio fatica alle volte a telefonare a due o tre persone in corso di giornata, questa invece non so chi ne telefonare, avrà telefonare chissà quante in tutta Italia. Invece mi ha contattato con una persona, anzi è stato anche abbastanza fortunato che sono riuscito i numeri lievi, insomma, di rispondere, e mi ha spiegato insomma, guarda, in questo momento ti possiamo dare in realtà una SIM o un TIM con le stesse modalità, e quindi provala, magari nel frattempo riusciamo anche a avere una SIM e ti daremo una SIM. Va bene, lo provo, ho detto guarda, sai com'è, in realtà avevo provato un po' tutto, mi manca solo Iliad, diciamo delle quattro che ci sono in Italia, non mi manca solo il resto, diciamo, ecco, ho provato tutto, quella che mi va meglio a Wind, però vabbè, facciamo una prova, vediamo come. E vi devo dire, sono rimasto stupefatto. Bene, non vi ho spiegato però ancora, e lo farò tramite schemino che mi sono fatto, ecco qua, perfetto. Questa è la mia situazione attuale per quanto riguarda la rete. In realtà le frecce le potevo fare da ambo i lati, non so, che entrano verso sud. In questo momento ho queste quattro linee, perché non le ho volute disdire, anche se in realtà mi basterebbe solo quello che ho evidenziato in rosso. Ho un router, diciamo, che raggruppa, fra virgolette, le varie linee, quindi c'è questa F1, questa qui di questa azienda che vedete, e una SIM di emergenza in questo momento è quella con cui avevo provato, che effettivamente ho la rete unita con Van a cannone, e la SIM che poi vediamo che sono, che insomma, come sta andando dopo un mese, ecco, che entrano dentro questo router e poi mi dà la rete, diciamo, internet a casa. Ovviamente per fare queste prove in questo preciso momento ho staccato tutte queste altre e stanno andando solo con quella di broker e la telefonia.
in questo momento, quindi un attimo che ritorno su di me, eccoci qua, e vi faccio, andiamo subito al sodo e vediamo cosa succede. Scusatemi il braccio, e un attimo solo, ci arrivo subito. Ok, anzi, prima di tutto vediamo come sta andando. Allora, io sulla sim, adesso poi magari vi faccio anche vedere, sulla sim, ok, eccoci qua, ok, siamo arrivati qua. Bene, io ho messo questa sim perché loro ovviamente ti danno la sim volendo, forse se non ricordo male si può anche acquistare un modem, ovviamente pensavo alle 4G, io invece ho optato solo esclusivamente quella sim perché già avevo questo modem della Netgear. Ovviamente l'unica cosa che avrò coperto, perché vi sto vedendo questo, farvi vedere che insomma non sto inserendo cose, non è che è un fotomontaggio, cioè effettivamente io ho consumato in questo mese, vedete quanti tera, cioè un tera e sei, insomma quasi un tera e sette, ormai siamo a questi livelli. Ebbene, in questo momento è collegato, come vedete, cioè sta scorrendo questo NAC, quello in alto, cosiddetto hack di mio nonno, nel senso non mio nonno, padre di mio padre o padre di mia madre, ma nel senso qua così si chiama, come io mi faccio chiamare con un bandana, lui si fa chiamare mio nonno, e ho questo router di Netgear M1, che è un CAT16, insomma è un router portatile, ma comunque lo sono riuscito a collegare alla mia rete perché comunque anche l'attacco Ethernet. Bene, come vedete, cioè in questo momento, ecco, cioè sta collegando, perché nel frattempo siamo a 649 a 50, quindi non è che non è collegato, non è che in questo momento non sta generando traffico, assolutamente. Bene, e quindi come potete vedere io sto ancora navigando, cioè dopo un mese che ho scaricato e caricato, ovviamente ho generato un traffico di oltre un tera e mezzo, insomma stiamo ancora a questi livelli. Ora magari, anzi ve lo faccio vedere passandoci direttamente, facciamo alcuni speed test tra virgolette in diretta, e questo era uno di prova. Vediamo subito. Ok, cioè come vedete non è che ho cambiato giorno, non è che lo sto facendo un fotomontaggio. Ecco, siamo a 30 mega. Beh, comunque, ecco, vedete anche dei valori in upload che vanno alla stragrande. Ovviamente se dovessi collegare tutto con le altre linee andrei di più, ma ripeto, per essere una sim, vabbè, facciamo anche quest'altro, eccoci qua. Come sempre vi rimetto sempre l'orario, sempre il giorno, per farvi vedere che non è un fotomontaggio. Vedete qua, sembra che vada anche leggermente meglio. Ho collegato solo esclusivamente questo, questa linea, solo esclusivamente la sim del broker per la telefonia TIM, su rete TIM, che ripeto non va alla grande, cioè nel senso va un meno 70, insomma una serie rispetto. Se avessi invece la rete sotto rete Wind andrei molto 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 meglio, supererei ampiamente 100 mega, però insomma mi sembra un buon risultato.
cioè, ok, ecco qua, eccolo, un altro test tramite questo, tramite FAST. Quindi ne abbiamo provati tutti, più o meno ci stanno dicendo tutte la stessa cosa. Ah, scusate, vero, non vi ho messo l'orario e il giorno, sì, in modo che possiate vedere che effettivamente questa cosa è in diretta, cioè in diretta, insomma, non è un fotomontaggio. Ok, l'unica cosa che sicuramente avrò fatto, adesso ritorniamo a me, l'unica cosa che sicuramente avrò fatto è stato quello di di coprire ovviamente l'IP, voglio dire, almeno quello concedendolo, e magari tagliare, insomma, all'inizio, magari nei momenti morti, però insomma vi faccio vedere che effettivamente è una connessione più che valida, sino che sta andando. Ripeto, il fatto che non vada alla grande non c'entra niente il fatto che sia non c'entra niente la SIM, c'entra il fatto che la connessione qua di TIM non è eccezionale. Purtroppo le uniche antenne che ho performanti, quelle che sono insomma performanti, quella cui tra parentesi il modem in questo momento è collegato, è collegata diciamo all'antenna, è posta al di là di una ferrovia elettrificata, quindi purtroppo questo crea dei campi e ovviamente mi abbassa la qualità del segnale. Se fosse questa antenna performante, questa BTS, come si dice, con BTS, forse da quest'altra parte, comunque appunto quelli lì invece di sotto rete Wind, probabilmente vedrei dei valori ancora più alti, però comunque direi che non è niente di cui lamentarsi, perché dire, ritornando un'altra volta qua, adesso ci ritorniamo subito. Ecco qua, come potete vedere, c'è sempre un 1675,04 GB consumati in un mese. Come vedete, manca un giorno, poi diciamo che scade un mese, cioè domani a mezzanotte. Adesso, se facessimo una. Parlassi ancora per altri direi anche no 35 minuti vedremmo azzerarsi questo contatore. Che dire, non ci sono parole per quanto mi riguarda, cioè, comunque pur non avendo una copertura di rete eccezionale, comunque sto andando. Poi altra cosa a discapito, io non sono quello appunto come vi ho fatto vedere collegato direttamente al modem, ma sono collegato a un router, cioè il modem in router è collegato a un router come vi ho fatto vedere, e poi da quello si genera diciamo la rete dentro la mia casa, che ovviamente in questo momento con molta probabilità sarà utilizzata anche dalla mia compagna. Io ovviamente ho cercato di togliere tutto questo, ma non è che posso staccare, posso completamente togliere l'idea a tutti i dispositivi e tutto quanto, per cui ci sarà sicuramente qualcosa che magari starà generando rete, non a caso infatti prima abbiamo visto diciamo in diretta che il contatore girava, per cui c'era comunque qualcosa, anzi a dirla tutta la vedo ancora, perché per esempio vedo un 06 che sopra vedo un 07, per cui comunque c'è un qualcosa che è collegato e che sta generando traffico, e voglio dire, e come avete visto il lag è niente, cioè è velocissimo, anzi addirittura potrei anche farvi vedere un video, ma non lo farò vedere. Che dire, fantastico, assolutamente mi viene su
assolutamente la consigliavo questo tipo di connessione. Quindi, ovviamente, il broker per la telefonia non fa solo esclusivamente programmi dal punto di vista telefonico per quanto riguarda le SIM a 4G, ma fa anche brokeraggio, quindi offre soluzioni, immagino, insomma, mi aiuta a trovare la tariffa più conveniente per quanto riguarda luce e gas, che diciamo in questo periodo. E non dico altro perché vi avevo promesso che sarebbe stata la puntata speciale incentrata solo sul tema, che questo appunto la rete, comunque si occupano anche di questo, per cui mi viene da dire da dare assolutamente fiducia anche da questo punto di vista. Io l'ho provato ovviamente solo per la telefonia, questi sono i risultati, che dire, mi per consigliarlo, cioè proprio alla grande. E quindi spero che questo vi abbia convinto. L'unica cosa, ecco, questo mi stavo per dimenticare, che è una cosa un po' particolare questa qui, questa, diciamo, fra virgolette, il rapporto con loro. Cioè, nel senso che mentre con una compagnia normale, cioè una compagnia direttamente, se uno si fa l'abbonamento direttamente con una delle quattro compagnie o con tutte le loro virtuali compagnie, ovviamente telefoniche, ovviamente o fa una ricaricabile che quindi paga un mese, oppure ovviamente fa l'abbonamento, paga un tot in bolletta, eccetera eccetera. Con loro invece è diverso, nel senso che loro tu devi comprare, hai tre soluzioni se non vado errato, ovviamente paghi tutto subito, quindi la soluzione che so, che ho scelto io per provarlo, 4 mesi, paghi tutto subito e poi ovviamente immagino a un certo punto che dirà guarda sta per finire, spero, glielo chiederò. E comunque, insomma, devi essere tu che compri e ti devi ricordare a pagare il rinnovo, se no altrimenti finisce. E finisce, cioè nel senso che non è che come per appunto come ho fatto io, che ho disdetto la FTTC, ho pagato il Dio per la disattivazione, niente di tutto questo, cioè finisce un periodo, in questo caso mio per esempio, arrivo a fine di 4 mesi. Quindi un mese già passato, sono 3 mesi, finisce e sono stufo, non mi è piaciuto, sono stanco di pagare, che non so, qualsiasi cosa. Non pago e basta, finito. Non c'è, devo mandare una lettera raccomandata, devo passare al negozio, devo pagare chissà che cosa perché non mi stacco, perché non voglio più pagare. No, niente di tutto questo. Non pago, c'è già finito tutto. Che è una gran cosa, perché per l'appunto così è per provare il servizio. Ecco, sicuramente il prossimo rinnovo farò, qualche mese farò un anno e pagherò sicuramente anche meno in proporzione. L'unica cosa un po' particolare è questa cosa di pagare tutto subito, ma se uno lo pensa, cioè anziché pagare un dilazionato 20 euro, 30 euro, quanto è, magari uno fa un abbonamento come qualsiasi compagnia, paga tutto subito e comunque le stesse 24 ore, stesse 24, con l'unica differenza che se tu paghi tot al mese, poi se provi a fare la disdetta, magari, non so, come la mia FVA, magari la fai prima dei 2 anni, paghi l'ira di Dio perché l'hai fatto dentro i 2 anni e c'è comunque costi di disattivazione. Ecco, con loro non c'è questa cosa. Per cui consigliavo anche per questo, consigliavo anche per il fatto, come vi avevo detto prima, che parli finalmente con una persona che, con una persona, no? Un'operatrice del call center, insomma, ecco, quali direttamente con l'azienda, che è una gran cosa, è un gran valore aggiunto. Cioè, con le vicine, soprattutto un po' passato con la FTG,
ho parlato praticamente con mezzo mondo e non mi hanno visto un corno. Qui invece un attimo, cioè, ci siamo subito intesi. Mi ha detto: guarda, non possiamo, abbiamo questa soluzione, te la diamo per un momento e magari più avanti riusciamo a darti quella lì che tu avevi chiesto, e sicuramente magari i valori di connessione vanno ancora più forti, però insomma, cioè, voglio dire, comunque ci siamo trovati d'accordo, assolutamente, che dirvi, insomma. E altra cosa che vi dico è che veramente sono geni limitati, veramente non ci sono blocchi, perché ripeto, più o meno siamo lì. Non è diminuito assolutamente, siamo su quei livelli, e che dire, fantastico veramente, assolutamente consigliato, veramente tanto. Quindi fine della puntata speciale e basta, noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata.